La ciurma, io sono Mazzetes e bentornati con questo nuovo episodio di Magic 2015, Duels of the Planeswalker. Controllo solo di stare registrando perché Magic mi ha dato vari problemi da questo punto di vista, ma invece sto registrando. Sì, sto registrando da 18 secondi. Perfetto. Continuiamo la nostra campagna. No, eravamo a Teras. E avevano già fatto i primi due, tra l'altro con l'ultima vittoria davvero epica. Se non l'avete visto lo scorso video, guardatelo, perché davvero c'è da morire da ridere. Ho fatto due partite nello scorso video, ma due partite davvero una più forte dell'altra. Ora ci troviamo con questa bruttezza qui. The Merfolk Planeswalker Kiora Sick. The biggest monsters of the multiverse is. She's found some lovely specimens on Terrace. Won't you take a look? Ma, Luke, diciamo che avrei fatto anche. Non sarebbe stato male passare oltre, no? Ciao ciao, arrivederci alla prossima. Però, se dobbiamo disintegrarla, questa Kiora vorrà dire che la raderemo al suolo. Come abbiamo fatto con gli altri suoi predecessori. Questo non mi dispiace. Non mi dispiace, direi di tenerlo. Iniziamo noi? Perfetto, giochiamo quello e giochiamo questo. Il Jade Mage ci sarà comodo per il Seraph of Emesis e abbiamo tutti e due nella stessa mano. Inoltre abbiamo un Nimbus Wings che mi piace parecchio e il Triplicate Spirits che con il Seraph of Emesis si combina parecchio bene. Quindi io direi che iniziamo non male, ma vediamo che cosa giocherà lei. 1-0-4. Non male, ma non servi a niente contro le nostre creature con volare, perché non hai da raggiungere. Puoi essere difensivo quanto vuoi, ma. Scusate. Puoi essere difensivo quanto vuoi, ma non ci crei granché problemi. Questo non ha da raggiungere. No, non ha niente. È un mollusco. Avrei anche una conchiglia forte, ma. Nulla ti evita da portare la tua padrona a 19 punti ferita. E noi continuiamo. Abbiamo bisogno di mana. Ah, ok, è un blu verde. Mana. Noi abbiamo bisogno di molto mana. Un Kraken che ha 4 di difesa, ma non mi interessa. Dai, costo mana! Dai, costo. Allora, no, non voglio toccare, voglio. Non posso usare la. No, vabbè, la uso dopo. Voglio usare l'abilità quella del Convoca 1000 Saproling. Dai. 18, perfetto. No, ma io volevo evocare i Saproling. No, non posso. Ah, no, perché ho bisogno di più mana. LOL. Cos'è questo affare? Una creatura Jellyfish? Ah, può riprendere in mano qualcosa. O lei o me. Ah, devo riprenderla in mano? Ok. Sì. Io farei che mettere un. Questo cosa fa? Un più uno più due con volare. Per ora lo metterei perché potrebbe attaccare. Ah, lui mi dice di giù. Vabbè, Space Tracer ci sta. E poi Raise the Alarm? Sì. Ci sta. Ci sta. Così appunto. No, non attacco. Scusa un attimo, non mi conviene. Perché può benissimo pararmelo senza nessun problema con tutta quella difesa che ha. Attacchi? Ah, attacca. Beh, sprecherò un soldato per fermarti. Non è troppo grave. Tanto adesso se va bene tirerò fuori i miei cavolfiori. Ok.
Cosa ha fatto? Ah, questa è diventata una roba su, cioè non posso utilizzarla alla fin fine. Non ho ben capito, però allora io farei un Nimbus Wings su Jade Mage. Qua dice di usare Sage Worm, no, non voglio usare Sage Worm. 4 e 2, no. Ma non voglio usare questo. Scusa, allora io farei dei Saproling per ora. Sì. E poi attaccherei con questo, che tanto non mi può fermare. Così se non altro ho un po' di carne da macello per bloccare gli attacchi nemici. Per ora che ho un po' di problemi di mana, dai. Pensato che abbiamo un po' di problemi di mana. Mana, perché non mi viene un po' di mana? Saproling. Usiamo un Saproling per bloccare questo tizio. Urban Evolution. Prendi tre carte. Puoi giocare una terra in più questo turno. Ah, non male quella. Non male, ma io metterei un Nimbus Wings sul Jade Mage. Così se per caso mi attacca con quel 2-2 posso difendermi senza troppi problemi. Continuo e poi attaccherei con il Spire Tracer. In modo da continuare a diminuire un attimo la sua potenza. Intanto aspetto che mi arrivi del mana perché... Delle terre, perché se non ho mana non posso fare un cribbio di niente. E Titanic Growth, non mi interessa Titanic Growth. Almeno non ora. Cos'è questo? One into the battlefield tapped and the other into your hand. Ok, lei prende un sacco di mana. Adesso potrà giocare delle creature tipo mega mastodonti, che spero che non abbiano travolgere più che altro. Diventa un'isola, quindi mi blocca un'altra. Ma davvero pezzente proprio, E non mi viene mana, non mi viene mana. Una creatura che prende un più uno più uno. Ma io lo metterei su questo. Sullo Spire Tracer. Così se non altro posso attaccare con qualcosa di più. Allora tu vai e fai un po' di danni. Perché qua siamo un po' nei guai, senza mana. Per ora la tattica dell'avversario è stata appunto quella di privarci del nostro mana. E stragonfiarsi di mana. Infatti. 5-3-8 più ne ha uno multiplo. Non attacca però perché non sta giocando tante creature. Ma adesso la prossima creatura che giocherà sarà un altro affare. Oh cribbio. Quante vite prende? Ah, 5, vabbè, non troppe. Però questo. Oh cribbio, questo sarà un gran problema, ma a travolgere? No. Advocate of a Beast, ma fin tanto che non ho un... Vai con lo Spire Tracer. Fin tanto che non mi vengono terre, non posso fare un cribbio di nulla qua. C'ho solo carte. Da poco valore. Devo cercare di resistere sta partita fin tanto da non avere Water Servant. Ah. Ha tre carte parecchio pericolose. In più quello è diventato un 7-7.
E mi tappa tre creature. E adesso attacca. Ah no, me ne tappa altre tre. Così quanti danni mi fa? 9 danni, prendiamo 9 danni. Non male però come strategia, eh? Mi sta piacendo questa battaglia. Oh, un'altra terra se non altro. Io farei un Jade Mage perché ho bisogno di... Ah, solo un Sapling posso evocare, vabbè. E niente, continuo. Io attaccherei con lo Spire Tracer. Sono un altro un po' di carne da macello che potrei utilizzare. Il fatto è che devo vedere un attimo cosa posso fare. Perché lei per ora ne ha 3, quindi 3 io ne ho. Ma se per caso dovesse usare di nuovo quel... Eccola, eccola. Un Saproling. Uso un Saproling. E il soldato. Avrei potuto sacrificare l'Advocate of Abyss per tirare giù quello. Però, ma perché questo aumenta? Ah no, vabbè. Sì. Con un... Prendo un +1/+1 e attacca una creatura che non controllo. Potrei utilizzarlo per il Jade Mage. Per tirare giù quel 3-4 là. Poi però non avrei più Saproling per difendermi da... Ma prendo un +1/+1, morirebbe lo stesso. Qua mi dice di usare il Siege Worm. Con Convoke. Però questo costa 5 e 2. 2, 3, dovrei bloccare due carte. Tappare due carte. Facciamo così? Facciamo così. Sì. E io bloccherei 1 e 1-2. Sì. Quello se non altro è una buona difesa. No, e non attacco. Cribbio però, no? Dovevo tenermi quello per, da sacrificare contro l'8-8. Cosa mi rimette in mano? Lui. Così che sono fregato. Sono fregato in pieno. Infatti. Senti, tu tira giù lui. E tu sacrificati, ma tira giù lui. Scusa, lui ha un... No. Vai. Prendo 8 pizze, ma... Sono ancora in piedi. Queste molto combattute. Sono a un passo dal morire brutalmente. E... Hunt the Weak. Sì. Usiamo un Hunt the Weak per tirare giù quello. Attacca con questo. Adesso potrei sacrificare quello per riuscire a... A... parare i danni, insomma.
No, Titanic Ghost non posso utilizzarlo perché non ho abbastanza mana. Però dopo potrei usare, se avessi abbastanza mana, una combinazione di questa che mi dà un più 4 più 4 e questa per tirarlo giù. Allora, io farei questo, farei un Titanic Growth sul Jade Mage. E poi farei un Hunt the Weak sul Jade Mage. E per tirare giù quello. Così con un 9-9 dovrei tirarlo giù. Perfetto. Oh, ce ne siamo liberati. Adesso attacchiamo con questo e speriamo che non abbia nulla con cui controattaccarci il prossimo turno. C'è qualcosa con cui non può attaccare il turno in cui lo gioca? Qualcosa che abbia rapidità, no? Come si chiama? No, ok, non gioca niente. Perfetto. No, ok, gioca questo, ma vabbè, è un altro puramente difensivo. E posso giocarlo questo? È un 5-2 però a Convoke. Ho il Triplicate Spirits che è 4-2. Ce li ho 4-2. 3 White Spirit. Conferma. E io a questo punto attaccherei allora con un Jade Mage. Sì. Direi di sì, tanto gli ho messo volare. E così rimane a 6 punti, ferita. E noi ci avviciniamo a un termine della partita. Speriamo di riuscire a farcela, ma se non a Trample, con i quei White Spirit dovremmo farcela. Allora, Seraph of Amessis, dovrei poterlo convocare. Sì, ho abbastanza carte? Sì. Perfetto. Uso tutto. È un 6-6, questi hanno anche volare. Ah, sì. Quindi direi che possiamo anche chiuderla qua. 1, 6, 7, 8 e 2, 10. Meno 1. Meno 2. Meno 3. E meno 4, congratulazioni ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche per questa volta. Bella partita, molto dibattuta, mi sono molto divertito a farla, è stata molto sulle spine, diciamo. Quindi, decisamente niente di male. Enchantments can affect the whole game. Enchantment, there are also auras affect a single thing, like a creature or player, sì. Che brutto tizio, guarda, ma che roba c'hai? Ma hai una brutta cera. Devi farti vedere da qualcuno, mi raccomando. Ok, c'è rimasto l'ultima parte, ma credo che per oggi sia sufficiente perché sono di quasi 19 minuti che stiamo a giocare. Dunque, io vi dico che ci vediamo nel prossimo episodio, venerdì prossimo, con Army of the Returned, che spero di poter vincere. Vi invito a lasciare un mi piace, a mettere un commento. Potete iscrivervi al mio canale cliccando semplicemente su iscriviti qua sotto per restare aggiornati sui miei video e poter vedere anche quelli che verranno in futuro e restare sintonizzati. Potete anche trovarmi su Facebook, il link è in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!